E finalmente ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati al canalone. Lasciamo la macchina qua, mettiamo gli zaini e andiamo sul posto. Finora abbiamo fatto 1 chilometro e 760 metri. Abbiamo trovato un boscaiolo, ci ha dato delle indicazioni. Dovremmo essere arrivati ai canaloni. Per arrivare fin qua bisogna fare una camminata di circa 5,5 km e più o meno noi ci abbiamo messo 1 ora e mezzo, perché mi sono fermato io a fare delle riprese col drone. È molto bello, merita tantissimo, però il percorso non è molto segnato, quindi bisogna stare attenti alla segnalazione del rosso sugli alberi, e noi ne abbiamo trovate solo 2. È molto molto pericoloso perché ci siamo persi. Per il resto tutto ok, mettetevi qualcosa di impermeabile, perché se no fate la fine mia, vi si attaccano tutte le erbe, sarà molto difficile tornare su, perché è veramente ripida questa montagna. Tra poco torniamo perché farà buio prestissimo, essendo in una conca. Quando Christian finisce di fare le foto partiamo e torniamo su, perché ci sarà da fare un'altra 1 ora e mezza. Nel mentre io ho fatto 3 foto con le Instax, non hanno i colori vividi, magari si devono ancora sviluppare, però sono venute molto belle. Caldissimo. Ci siamo persi di nuovo, è la terza, quarta volta. In teoria siamo sulla strada giusta, il problema è il dislivello abnorme da affrontare nella parte iniziale. Sta diventando un incubo, non c'è niente di segnato, ci sono tantissimi sentieri. Proviamo a tornare a casa.
Dopo 5 km e mezzo e 1 ora e 40, compresa la legna per accendere il fuoco, ce l'abbiamo fatta. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete un bel mi piace e ci vediamo nel prossimo video.